Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly e questo è Diario di Viaggio on the road! Allora, per cominciare mi scuso, mi gratterò il naso decine e decine di volte, purtroppo è l'allergia che mi continua e mi dà un fastidio tremendo, mi dispiace, sopportatemi. Allora, oggi parliamo innanzitutto di un canale YouTube, che in realtà è diventato famoso non moltissimo tempo fa, alcuni suoi video sono diventati veramente virali, quindi è anche possibile che lo conosciate già. È un canale dai contenuti un tantinello impressionanti, perché è un canale di videomaker appassionati di effetti speciali, quindi se siete persone impressionabili saltate questo canale, forse non fa per voi. Il canale è un canale australiano ed Raka Raka, trovate il link sul doobly-doo. Assieme al primo video, che è un po' il video che è diventato virale, che forse avete già visto, che è bellissimo, è una cozzaglia di effetti speciali ben dosati, è un video incredibile, ed è la più epica battaglia Nerf della storia. Segue il secondo video sul doobly-doo, un bellissimo duello con delle pistole per portali, qualcosa di eccezionale. E giusto per i fanboy, il terzo video che vi segnalo sul doobly-doo, Harry Potter vs Star Wars, un modo molto particolare di interfacciare le due cose. E prima di concludere vi segnalo anche un video speciale, un dietro le quinte, che racconta un po' la storia dei Raka Raka, e il quarto video sul doobly-doo, appunto, è questo dietro le quinte. Loro sono i Raka Raka, un gruppo di videomaker australiani, trovate il link sul doobly-doo. Sono molto bravi, ripeto, sono video con effetti speciali visivi e effetti speciali fisici, non solo elettronici, particolarmente ben curati, immagini però un pochino impressionanti. Se siete impressionabili, ripeto, forse non è il caso di iscriversi a questo canale, però ricordate che sono effetti speciali, sono ben curati. Allora, loro sono i Raka Raka, link sul doobly-doo, e passiamo all'argomento del giorno. Oggi parliamo di animali domestici. Io sono un grandissimo amante degli animali, mi piacciono moltissimo gli animali domestici, cani, gatti, eccetera, e spesso il mio amore per gli animali è generalmente reciproco. Moltissimi animali domestici di amici, parenti, mi adorano, perché molti animali hanno abbastanza intelligenza da capire subito qual è la persona che ha questo rapporto, e quindi si crea un rapporto di bella amicizia, si è creato un rapporto di bella amicizia con moltissimi degli animali domestici di miei parenti. C'era un bellissimo rapporto alla buon'anima di Argo, il cane di Francesco Candelari. Per questo, perché io sono un grandissimo amante degli animali, in casa io non ho nessun animale domestico. Beh, se escludiamo un'enorme distesa di peluche, che in fondo non sporcano, non disturbano e tengono anche lontani gli incubi, che è una cosa molto interessante, no? E subito voi mi direte, ma come, scusami, ti piacciono tanto gli animali e non hai un animale domestico? Eh no. E se ci pensate, è logico. Proprio perché mi piacciono tantissimo gli animali, io so che con il lavoro che faccio, che mi tiene spesso lontano da casa, spesso a muovermi da un cliente all'altro, certe volte mi costringe persino ad allontanarmi dalla mia città per alcuni giorni, è una situazione estremamente complessa, ed è una situazione nella quale so che se avessi un animale domestico, mettiamo un gatto o un cane, questa povera bestia sarebbe buona parte della giornata rimarrebbe da sola in casa. Ed è una cosa che non trovo corretta. Trovo che comunque l'animale non è un giocattolo, quindi ha bisogno non solo di cure, ma ha bisogno anche di compagnia, di un rapporto di un certo livello, anche perché
l'addomesticamento, è un modo di rendere un animale virtualmente feroce, un animale virtualmente selvaggio, e renderlo un animale che dipende in moltissime cose dal proprio padrone. E una volta che c'è un animale domestico che rimane tutto il tempo da solo in casa, io non lo trovo una cosa giusta, non lo trovo una cosa corretta, quindi per questo ho fatto questa scelta. Ed ecco che questo vlog sarà molto breve. Viene subito la mia domanda. Voi, innanzitutto, avete un animale domestico? Se sì, fatemelo sapere sui commenti. Avete, non so, un cane, un gatto, un pesce rosso, un criceto, oppure magari un animale un po' più particolare, non so, un cincillà, un furetto, o addirittura qualche animale un po' fuori dal contesto. Non so, ditemelo sui commenti, avete un unicorno? Fatemelo sapere, fatemi sapere se avete un unicorno, sarei veramente curioso di vederne uno. Comunque, che rapporto avete con il vostro animale domestico? Oppure vi piacciono gli animali domestici? Non so, appunto, che rapporto avete con il vostro animale domestico? Oppure che rapporto avete con gli animali domestici dei vostri amici? Considerate una cosa. Io, a causa dell'allergia, ho sviluppato nel tempo anche una forte e fastidiosa allergia al pelo del gatto. E quindi c'è anche... sono molto limitato nella scelta di eventuali animali domestici. Ma però in passato, molto in passato, molti anni fa, più di 25 anni fa, ho avuto anche un gatto in casa, quando la mia allergia era più al polline che al pelo di animali, e poi purtroppo è andata peggiorando, è andata cambiando, evolvendosi la mia allergia. E quindi a questo punto la considerazione che ho fatto io ho scelto di non avere animali domestici, perché purtroppo ho visto l'esperienza di persone che hanno più o meno i miei ritmi di lavoro, che hanno un animale domestico, ma che alla fine l'animale domestico spesso rimane in casa o rimane nel giardino da solo, e la trovo una cosa estremamente discutibile. E quindi vi chiedo, secondo voi il ragionamento che faccio io è un ragionamento corretto? Oppure pensate che l'animale domestico comunque debba essere, in ogni caso, anche in grado di poter stare da solo in casa, di non essere... non debba diventare un peso per il proprio padrone, in qualche modo un peso, debba essere solo una compagnia? O siete d'accordo con me che invece l'animale domestico deve essere un membro comunque amato, e quindi anche un membro vissuto, un membro che vive assieme alla famiglia, e quindi ci sono situazioni che rendono difficile questa coesistenza, per cui è preferibile non avere un animale domestico? Non lo so, fatemi sapere la vostra, ditemelo come sempre sui commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, questo è tutto. Prima di concludere volevo ricordarvi che questa mattina eravamo 293 iscritti, quindi ormai il traguardo dei 300 iscritti è sempre più vicino, e quindi con il traguardo dei 300 iscritti si avvicina la FAQ dei 300 iscritti. Per cui, di nuovo, innanzitutto vi lascio sul doobly-doo il link al primo video, alla mia prima FAQ, quella dei 100 iscritti, e vi ricordo, una volta che avete preso visione di quella FAQ, se ci sono altre domande che volete farmi, se volete sapere qualcosa di me, del mio canale, di quello che volete, se avete delle domande, fatemele tranquillamente sui commenti oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Ci avviciniamo alla FAQ dei 300 iscritti, quindi non appena avrò la possibilità di organizzarmi, farò anche... risponderò a tutte le vostre domande. Bene ragazzi, questo è tutto, per cui innanzitutto vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo a questo vlog. Vi ricordo, se questo vlog vi è piaciuto, di fare pollice in alto e di condividerlo con gli amici, condividetelo anche sugli altri social network, trovate il bottone per la condivisione subito sotto al video. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale, è gratuito, e inoltre potreste ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video, e inoltre ancora questo avvicinerà ancora di più al limite dei 300 iscritti, quindi avvicinerà ancora di più alla FAQ. Bene ragazzi, questo è tutto, io ho concluso, per cui ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!